Bentornati su pc.it. Il modello che vedete ripreso è un IPC 1018p e questa è una breve video recensione. Si tratta dell'ultimo 10 pollici Asus disponibile in Italia per 399 € nella versione bianca, che è quella che vedete qua nel video, e quella nera. È un 10 pollici ultra sottile. La sua particolarità è tutta nello spessore, nel design, che è rinnovato rispetto a quello dei modelli precedenti, è appunto costruito per essere più leggero e bello esteticamente possibile. Sul lato destro monta due porte USB, due jack per microfono e cuffia, la porta di rete Ethernet che è coperta da questo sportellino che si apre, ecco qua, il jack per l'alimentatore, che per la prima volta su netbook Asus è a destra, e direttore di schede multiformato. Sul fronte nulla, il lato frontale è completamente liscio. A sinistra si ha la terza porta USB e l'uscita VGA e le prese di ventilazione. Sul retro due LED per la batteria, lo stato della batteria e lo stato di alimentazione, quindi acceso o spento, che servono a controllare lo stato del sistema, appunto, quando il lid è chiuso, quando il coperchio è abbassato. Sul fronte c'è questa, è la porzione bianca, che ha questo effetto satinato, questa particolare rifinitura satinata con un listello qua sopra di colore leggermente diverso. La versione nera, al contrario, è tutta completamente effetto alluminio spazzolato, di colore nero, appunto. L'interno invece è identico per entrambe le versioni, si ha questa superficie in alluminio in effetto spazzolato molto bella esteticamente, una tastiera ad isola con tasti bianchi che sono neri nella versione nera, una cornice opaca, anche qua ci sono degli effetti tipo effetto spazzolato, e uno schermo che è lucido, glossy, quindi vedremo poi, vedete, ecco, che riflette tutto quel che lo circonda. Ci sono alcune particolari rifiniture, particolari decisamente ben curati, come la scritta, come il loghettino Asus qua sotto, che vedete è in rilievo e non è semplicemente stampato. Anche gli altoparlanti interni sono qua sotto la cornice, sotto lo schermo, con tanto di LED di segnalazione. Ci sono i pulsanti destro e sinistro per accendere il netbook e avviare o meno, attivare o meno la wireless o avviare Express Gate. E c'è un nuovo touchpad che è montato per la prima volta nei netbook Asus, che ha una superficie unica, i bottoni sono integrati all'interno della superficie praticamente, e è un approccio che non mi è piaciuto molto, è un po' scomodo da utilizzare i due tasti separati. Altra particolarità, che comunque avevamo già visto nel precedente 1015p, è la tendina per chiudere o aprire la webcam, che assicura un po' più di privacy durante l'utilizzo della telecamera integrata, appunto. Sul fondo c'è uno sportellino che permette di accedere alla memoria RAM, che si toglie senza bisogno di viti, è semplicemente a scatto, e la batteria, che è un modello da 4 celle e 6000 mAh. Sottile e leggera, un modello a polimeri di litio, non a ioni di litio come classico, che vedete non occupa tutto il fondo, quasi tutto il vano sul fondo del netbook, e non sporge. Adesso, una volta incastrata, non sporge affatto. Nei dettagli dopo vedremo l'autonomia. Faccio una piccola precisazione: questo è il modello americano, quindi non ha una porta USB 3.0 come invece succede nel modello italiano, quindi se quando comprate il netbook in Italia avrete una porta USB 3.0. Piccolo sguardo anche all'alimentatore: come vedete è identico a quello dei modelli precedenti, quindi piccolissimo, sta nel palmo di una mano con uno spinotto a incastro, lo spinotto più piccolo rispetto a molti dei netbook di aziende rivali. Per il resto, la configurazione tecnica prevede Wi-Fi N, Bluetooth e un disco da 250 giga. Il sistema operativo preinstallato è Windows 7 Starter, a cui viene affiancato Express Gate, che come ormai è solito per i netbook Asus, che è il sistema operativo instant on che si avvia in pochi secondi, alternativo a Windows 7 Starter. Poi dopo lo vedremo nel dettaglio. Ci sono alcuni software preinstallati, come al solito, compresi i tools Asus per mantenere aggiornato il sistema, racchiusi nella iDocking. Vedete, ecco qua le principali
applicazioni. Vi consiglio di non rimuovere immediatamente questi programmi, di capire quale fa per voi, di quale avete bisogno o meno, soprattutto questi che permettono di mantenere aggiornato il sistema, di aggiornare il BIOS. Faccio vedere un attimo Ucam, che è il software che gestisce la webcam. Apro la tendina. Ecco che si avvia. Un attimo, torno giusto per vedere la qualità della webcam. Certo, adesso sono un pochino contro luce. Comunque la webcam è una 0.3 megapixel, vedete la tendina permette proprio di oscurarla anche in caso di, questo possa essere utile in caso di virus o di spyware che comunque tentano l'accesso alla webcam senza il vostro consenso. Notate comunque il LED blu acceso qua in alto, che segnala l'attivazione dell'hardware. Come già detto, questo PC viene fornito con un doppio sistema operativo, quindi Windows 7 Starter e Express Gate. Adesso andiamo a avviare proprio Express Gate. Il netbook è spento, premo il tasto, apposito tasto che qua all'avvio, ma si può anche premere una scorciatoia della tastiera. Ed ecco che inizia a caricarsi Express Gate. Questo è un sistema minimale, come vedete, permette di accedere a, spero si veda, ecco forse così è meglio, che permette di accedere a certe funzionalità del browser in pochi secondi, del browser e del computer in pochi secondi. Si ha un visualizzatore di foto, un visualizzatore di musica, un browser ovviamente, dei giochi, Skype, anche un antivirus. Questa è la nuova versione, la versione cloud di Express Gate. Vedete qua sotto ci sono le tre icone che permettono di raggiungere, di avviare Windows, spegnere il computer o effettuare delle operazioni di regolazione e di manutenzione. Adesso volevo farvi vedere qualcosa, vabbè, ma vado avanti. Faccio piuttosto vedere un video su YouTube utilizzando questa scorciatoia. Adesso spero che si sia connesso ad internet. Eccolo qua. Questo è un sistema che non va a sostituire Windows, ma comunque permette di accedere e di raggiungere certe funzionalità che magari si è dimenticato di fare mentre la sessione di Windows del sistema operativo era ancora accesa. Io lo uso, l'ho già detto, ma comunque lo ripeto, lo uso spesso magari quando ho dimenticato di controllare una mail o di visualizzare una pagina internet senza bisogno di accendere il computer. Si fa un attimo si usa questo Express Gate. Preciso che però non si tratta di un prodotto finito, è quasi una beta da come la considero io. Ci sono alcuni piccoli problemi, ogni tanto si inceppa in piccoli problemi e non, al momento non c'è molto da regolare, però è comunque un ottimo programma da affiancare ad un sistema operativo vero e proprio. Poi adesso spengo il computer oppure decido se di avviare Windows. Adesso terminiamo la sessione. Anche in questo PC 1018p è presente il tool SHE, che permette di overclockare la CPU e regolare la sua frequenza in modo da consumare più energia ma permettere migliori prestazioni, oppure consumare meno energia e riservare anche un pochetto le prestazioni. Si regola tutto facilmente, c'è anche un apposito tasto qua accanto a quello che serve per disattivare la wireless, ma in ogni modo si fa sia attraverso l'utility sulla tray che attraverso l'apposito tasto funzione preimpostato. Vedete, si possono impostare quattro modalità differenti a seconda delle capacità. L'ultima, quella super performance, fa un leggero overclock della CPU Atom e permette di ottenere prestazioni migliori. È consigliata soltanto quando però si lavora con il caricabatterie
collegato, visto che tende comunque a ridurre l'autonomia della batteria. Autonomia che dà risultati ottimi, nonostante la batteria, che è, abbiamo visto, ultra sottile e a 4 celle, si arriva a 6 ore e 50, nei miei test sono arrivato a 6 ore e 52 minuti, impostando la luminosità al 30%, impostando il software SHE su Power Saving in questo modo. Ecco, vi faccio vedere anche la luminosità impostata al 30%. 1, 2, 3, eccola qua. In questo modo si raggiungono quasi 7 ore di autonomia, che non è affatto male, dato l'utilizzo e la tipologia di batteria fornita. Autonomia che ho registrato utilizzando il solito test, il software che utilizzo da qualche tempo per provare i netbook, cioè un programma che apre e chiude le pagine web in continuazione fino a quando sfruttando il wifi, fino a quando la batteria si scarica. Con l'IPC 1018P e la sua batteria da 4 celle ho ottenuto 5 ore e 27 minuti con il sistema impostato al massimo, quindi su SHE su Super Performance, e con luminosità dello schermo al massimo, in navigazione web, su siti vari, YouTube, social network, blog, forum e via dicendo, abbiamo ottenuto 5 ore e 27. Al contrario, con le impostazioni minime, quindi SHE su Power Saving e luminosità dello schermo al 30%, quindi a 3 tacche sulle 10 disponibili, che mantiene comunque una luminosità accettabile, ho ottenuto 6 ore e 52 minuti, quindi quasi 7 ore. È un'autonomia di tutto rispetto, che soprattutto perché nasce su un prodotto, viene realizzata con un prodotto che non nasce per essere particolarmente dotato da questo punto di vista, ma al contrario, per essere più leggero e portabile possibile. Il netbook pesa 1,1 kg, che sono quasi 2 etti in meno, 1,5 etti, 2 etti in meno rispetto agli altri 10 pollici, e anche il design ultra slim aiuta a trasportarlo facilmente, e il telaio in alluminio anche lui fa il suo compito. Parliamo un attimo di prestazioni: siamo in linea con il settore, quindi riusciamo a visualizzare i video 720p fino a un certo formato. Ancora meglio ovviamente se di risoluzione inferiore. Si riesce allo stesso modo a visualizzare i video YouTube. Adesso ne ho uno qua sotto aperto. I video YouTube a risoluzione standard. Questo è un filmato che ho pubblicato pochi giorni fa, è una mia recensione. Metto un attimo a schermo intero, ecco qua. Non si riesce invece a visualizzare i filmati HD su YouTube. Questo è per adesso impossibile con tutti i netbook dotati di scheda grafica integrata, quindi quelli privi di scheda Ion, di scheda Nvidia Ion. Per il resto, che dire, si riesce comunque, ovviamente, questo significa che si riesce ad avere un minimo di prestazioni multimediali accettabili durante la riproduzione di formati audio, di maneggiare un multitasking, quindi avere aperti più programmi. Ovviamente nulla di così pesante, ma si riesce ad esempio a tenere aperto Skype, OpenOffice, il browser e qualche altro programmettino in background senza troppi problemi. Ovviamente, aggiornando la memoria RAM, si ottiene un sistema, e ottimizzando il sistema, perché questa è una versione dove si può un attimo intervenire disabilitando servizi, ottimizzando codec e cose varie, si riescono a ottenere prestazioni leggermente migliori. Comunque siamo nella media medio-alta per i netbook in commercio, e nella media per i modelli Asus. Siamo arrivati alla conclusione, e poi approfondiremo nella recensione testuale, che è legata all'articolo nel blog, legata a questo video, pregi e difetti. E tra i difetti, soprattutto, vedete lo schermo lucido, soprattutto perché gli altri modelli, gli altri netbook Asus ultimamente stanno tutti quanti uscendo con schermo 10 pollici, almeno con schermo opaco, e quindi ci eravamo un attimo abituati a questa caratteristica. Lo schermo lucido è più luminoso di quello opaco, però all'aperto dà molti più problemi. Se gli puntate se c'è il sole alle spalle, o magari una luce, una lampada, qualcosa del genere, la visibilità è un pochetto più difficoltosa. Mi è piaciuto tantissimo invece il design.
con queste linee, credo che sia il miglior modello, il miglior netbook in commercio per design, almeno poi certo sono gusti personali, ma non sono l'unico a pensarla in questo modo. L'alluminio lo rende leggero, le finiture sono eleganti e non assolutamente ripetitive, sono inedite soprattutto perché nessun altro modello, forse i precedenti della linea Asus ricordano un po' questo 1018P, ma comunque molto bello anche il logo cromato, ma comunque anche lui con effetto spazzolato che è sul LED. Ottima anche l'autonomia, abbiamo visto che non prevista per questo modello, quindi un'ottima sorpresa l'autonomia, vista anche la batteria. Di contro, gli ultimi aspetti che voglio far notare è il touchpad, che con questa soluzione integrata, sì, la superficie è più grande e si riesce a utilizzarlo senza particolari problemi, ma i tasti sono troppo duri e soprattutto non buoni come quelli del precedente 1015P, che aveva un touchpad veramente molto più comodo da utilizzare. Altra piccola appunto lo faccio sulle vibrazioni che si sentono sul poggiapolsi, quindi in questa zona quando il netbook è sotto carico e quando quindi di conseguenza parte la ventola di sistema. Credo però che sia un problema, non un problema, comunque un fatto legato che potrebbe essere risolto con un aggiornamento del BIOS, visto che la ventolina tende a partire un po' troppo spesso da come siamo abituati, a come siamo abituati con gli altri modelli. Bene, siamo arrivati alle considerazioni finali. Consiglio di acquistare questo EPC 1018P a tutti coloro che hanno bisogno di una buona autonomia. Abbiamo visto che si va dalle 5 ore e mezzo alle 7 ore, regolando certe impostazioni, che hanno bisogno anche di un netbook che abbia delle caratteristiche standard per il settore, ma comunque un'ottima qualità costruttiva. E soprattutto un ottimo design, il migliore secondo me in commercio, almeno tra i modelli con schermo da 10 pollici.